Un'altra bellissima edizione della castagnata del mercatino delle Cianfrusaglie. Direi di sì, dopo 2 anni di stop causa Covid, insomma ci siamo rimessi in gioco, tra le mille difficoltà ovviamente per riprendere, ripubblicizzare e riorganizzare l'evento. Da parte nostra, insomma, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo circa 40 di banchi, in più quest'anno abbiamo fatto questa, oltre la castagnata, polenta e spezzatino, o la polenta concia, insomma, giusto per passare una domenica in allegria diversa. Siete sempre molti volontari impegnati per organizzare questi eventi? Sì, oltre al direttivo abbiamo dei volontari che vengono e ci danno una mano per questo e anche per altri eventi che si faranno in futuro, perché stiamo già pensando a dicembre al 2023 noi. Prossimi appuntamenti per le donazioni? Sì, il prossimo appuntamento abbiamo domenica 6 novembre a Cuceglio con le donazioni di sangue intero e poi lunedì 3 dicembre con l'automoteca in Piazza Castello la donazione di plasma e poi ci rivediamo il 2 gennaio con l'appuntamento sangue intero in sede. Il 2023 sarà un anno un pochino rivoluzionario anche in quest'ambito perché tra le sezioni ci sono stati degli accorpamenti e per il 2023 una domenica i donatori di Oglianico verranno a donare ad Aglie, questo per ridurre le spese che dall'alto ovviamente ci chiedono e noi dobbiamo cercare di andargli incontro perché anche a livello di sezione diventa sempre tutto più difficile anche questo da gestire e finché riusciamo teniamo duro e giustamente andiamo avanti. Abbiamo parlato di eventi, hai nominato dicembre, cosa ci sarà? Beh, dicembre ovviamente ci avviciniamo al Natale e ci siamo organizzati con Babbo Natale sotto i portici quest'anno e ovviamente per fare un saluto ai nostri donatori e a tutti gli alladiesi e chi verrà saremo ben felici di accoglierlo.